A volte non è facile mettersi lì a camminare, per alcuni è quasi impossibile. Altri la vedono come una sfida, ma non ci si bada, in fondo chi se ne frega, basta arrivare. Per molti camminare è solo un'azione quotidiana, e se fosse qualcos'altro? Da piccoli si cammina goffi, scordinati, insomma un po' sgraziati, e alla fine cadiamo. E sì, si cade prima o poi nella vita, riusciamo anche a rialzarci soli. Meglio con l'aiuto di un amico, di una compagna sincera. Poi cresciamo, camminiamo in posizione eretta e a parte qualche difettuccio di forma, boom! Ci si sveglia una mattina pieni di sudore e pensieri. Siamo adulti, confusi sognatori, apparenze che si muovono in uno spazio. Dio solo sa cosa ne faremo della nostra esistenza, che cosa ne rimarrà. Per ora non mi so dare risposta. Ma continuerò a cercare, perché sono vivo. Sono viva. Camminando nella vita. Devo ammettere che sono una dormigliona davvero Guinness dei primati. Quindi capita che mi svegli quando il sole sia già alto. Quando tutto il mondo si è levato, io mi alzo. Fino a che lo posso fare, ben venga. Buongiorno. Non appena i miei piedi nudi si posano sul pavimento, la mia mente riesce a formulare un solo ricordo. L'odore del caffè fatto il giorno prima. Desiderio soddisfatto. Ora sono pronta ad affrontare la giornata. Prima di tutto, non può mancare il quotidiano appuntamento con il bagno. E ovviamente una sonora spazzolata di denti è d'obbligo. Mica voglio che mi cadano i denti, oh, siamo pazzi? Ma sì, dai. Oggi fa un po' freddo. Sarà meglio mettersi le scarpe invece di girare a piedi nudi. Ecco, lo sapevo. Ma quella era polvere. Oh, mamma, che vergogna. Adesso va meglio. Cominciavo a sentire un po' di freddo. Una volta vestita, faccio la bellezza di mezzo metro per raggiungere il mio luogo di culto. Il computer. La nerd senza speranze sta di nuovo per colpire. Cominciamo. Però prima le cavolate e poi... Studio, animale! Studio? Sì, sì. Dopo. Ma sì, una controllata su Facebook è necessaria. Chissà se qualcuno compie gli anni oggi. Adesso ho proprio voglia di sparare a zero su qualche patetico attoruncolo. Tanto non lo vengono mai a leggere. È uscito il nuovo film di Federico Moccia. Adesso lo sfotto sul mio blog. Com'è bello far nerdate da YouTube in giù. Ora ho bisogno di relax. Della serie c'è un nuovo episodio di New Girl. Yuhu! Forza! Salta! Uccidi quel nemico! Ti sta per lanciare una bomba! Stai attento! Attento! Tutto questo movimento mi ha messo addosso una stanchezza immane. Mi sa che mi ci vuole un po' di musica. Giorno nuovo, scarpe nuove. Oggi c'è lezione all'università. Non ricordo il corso, ma sono sicura che comincia alle 10. No, 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 no,
Sono in ritardo! Corri, 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 corri! Forza, dai, pedala! Pedala, dai che ce la fai! Dai che ce la fai! Coppi non è nessuno in confronto a me quando sono in ritardo per l'università. Ce l'ho fatta, sì! Mamma mia, quanto è noioso questo qui! Doveva fare l'anestesista, altro che il professore! Finalmente a casa! Evviva! Sono letteralmente distrutta. Queste scale mi sembrano infinite. Ok, dai, un passo alla volta. Ce la farai. Ma perché non ci sono mai le Zeppelin a cantare Stairway to Heaven quando salgo le scale? Oh, soave cancello! Oh, incantevole porta! Spalancatevi al mio passaggio! Ed infine giunsi alla meta! E lì vi crollai! Buonanotte! Buongiorno! Finalmente è domenica e mi posso dedicare alle frivolezze, come sembra del resto. Oggi si suona fino a farsi sanguinare le dita! Quale scelgo oggi? Elettrica o acustica? Elettrica, acustica, elettrica, acustica, elettrica, acustica, elettrica, elettrica, acustica, elettrica, 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 elettrica. Un bel riff di chitarra spumeggiante! Questa sono io. Passano i giorni, passano i mesi, cambiano le stagioni. Le giornate scorrono così. Siano i ritardi all'università, schitarrate, nerdate al computer, passeggiate di ogni tipo. E quelle interminabili pedalate in bicicletta. Schiariscono le idee, allontanano i pensieri negativi. E soprattutto mi evitano di pensare alla grande domanda: che cosa ne sarà della mia vita? Pedaliamo, camminiamo, per questo lo facciamo, per non pensare. Non pensare, non pensare, non pensare, è inutile, un dilemma troppo importante per essere ignorato. L'unica domanda che mi fa sentire il vuoto in gola. Ogni tanto osservo la gente che cammina. Sono come me? Hanno sogni e speranze? Oppure non gliene importa nulla? Sono un volto come un altro nella folla. Ho una meta, ma a volte non ce l'ho. Anche voi siete come me? Vagate nella speranza che vi cada sulla testa una manna dal cielo, o vi impegnate per ottenere ciò che volete? Anche voi siete come me. Della nostra vita non sappiamo cosa ne sarà. Finiremo forse allo sbando, con un lavoro che odiamo, cercando di tirare a campare, come fanno tutti in questo paese marcio? O finiremo per non far nulla, persi ed infelici, e finire impiccati nel bagno? Il mondo in cui crediamo di vivere è una maschera d'odio e superficialità, dove l'unica cosa che ti è concessa è fantasticare, ma senza crederci troppo. Perché proprio voi, maledetti, ci spezzate le gambe e mi chiedete il perché.
Noi non vogliamo solo sognare, vogliamo realizzare. Ci sono momenti in cui penso che sognare sia stupido. Poi guardo negli occhi i miei amici, vedo il mio stesso sguardo spaurito e decido di stringere i denti, continuando a sognare. Credete sia un lusso? No. Per noi è un diritto. Ma questo paese ti butta a terra se non sei figlio di qualcuno, se con curiosità ricerchi verità, miglioramento, libertà. Sappiamo che cosa vogliamo e cerchiamo di ottenerlo. Ci impegniamo, tiriamo fuori le unghie, tiriamo calci e pugni e morsi. Ma alla fine afferriamo l'aria, prendendo solo schiaffi in faccia. Perché, quando cerchiamo di realizzare i nostri sogni, ci ritroviamo a dover fare i conti con questo sistema? Io non ci sto, non ci voglio stare. Per questo cammino. Cammino sempre. Cammino vivendo. A testa alta. Verso un sogno che non voglio resti tale. E chi lo può cambiare? Sono solo io, camminando nella vita. E aspetta per alcuni secondi prima di riversare la tua dolce ombra.